quando vedo queste immagini, quando capisco che vogliono dirmi qualcosa, quando capisco che c'è altro, mi documento appunto in maniera quasi maniacale, mi documento su tutto ciò che concerne l'idea che c'è alla base. L'idea alla base era quest'uomo fermo alla porta, era un uomo cattivo, e un uomo vedevo praticamente, vedevo già come fine, diciamo, il fatto che venisse avvelenato. E quindi mi sono documentato grazie alle conoscenze acquisite durante il mio corso di studi, durante il corso di studi affrontato, mi sono documentato sui veleni, sulla dose del veleno, sulle sostanze, molte cose non ho messo nel racconto per evitare di appesantire il racconto in sé, ma di avere più conoscenze possibili. Poi, una volta che accumulo le conoscenze necessarie per scrivere tutto, poi una volta che si accumulano le immagini, e non è più una sola immagine, ma un'intera scena, a quel punto mi do la stesura, sì, per dare vita al personaggio e per dare vita in maniera realistica al personaggio, perché nel momento in cui si va a scrivere un racconto bisogna avere ben presente una base, tra virgolette, realistica, qualunque sia l'argomento. Questo perché? Perché il lettore riesca più facilmente a identificarsi.